tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. È finita per l'Inter, perché Inter PSV Eindhoven finisce 1-1. Non basta il gol di Mauro Icardi al 72esimo che aveva dato la speranza, perché il Tottenham fa lo stesso risultato a Barcellona e si qualifica agli ottavi di finale, quindi passano Barcellona e Tottenham. Invece l'Inter si dovrà accontentare dell'Europa League, una partita veramente decisa secondo me nel primo tempo. L'Inter praticamente non è scesa in campo, ha iniziato veramente bene, perché aveva iniziato veramente a combattere e a cercare sicuramente l'attacco, però perché l'Inter doveva vincere questa partita, non pensare al risultato che arrivava da Barcellona. Invece praticamente quando, secondo me, dopo che il Barcellona è andato in vantaggio con Dembélé, l'Inter si è un po' appagata ed è andata sotto per un errore, ragazzi, di Asamoah. Asamoah veramente ha veramente fatto un errore pazzesco questa sera in difesa. Cross in mezzo, Lozano, la stella forse di quella squadra, quello più pericoloso per il PSV Eindhoven, l'ha messa dentro e ha battuto Handanovic di testa. Lì veramente l'Inter non ha reagito subito, perché doveva cercare il gol del pareggio e cercare sicuramente un'altra partita. Il gol del pareggio arriva al 72esimo e l'Inter per un po' di minuti è anche qualificata prima della doccia fredda di Lucas Moura, che regala il pareggio del Tottenham e regala anche la qualificazione agli inglesi e l'eliminazione dalla Champions League all'Inter. Una partenza incredibile l'Inter, la ricordiamo, 2 vittorie in 2 partite non sono bastate. L'Inter dovrà accontentarsi dell'Europa League, ma sicuramente il rimpianto è per aver buttato veramente via la qualificazione, perché questa sera il PSV Eindhoven andava battuta la squadra olandese, molto molto inferiore secondo me per qualità rispetto alla rosa dell'Inter, ma l'Inter questa sera ha dimostrato di essere veramente in un periodo nero secondo me, perché non ha praticamente giocato. Ha tratto il gol del pareggio grazie a un'invenzione di Politano, che l'ha messo in mezzo, e poi il grandissimo lo stacco di testa di stacco aereo di Icardi. Però ragazzi, non si possono veramente sbagliare così tante occasioni, e il PSV Eindhoven, se vuoi passare agli ottavi di finale, lo devi battere. Si chiude questa avventura dell'Inter in Champions, è l'inizio, secondo me ci poteva anche stare l'eliminazione all'inizio del girone, però così veramente fa male. Ragazzi, per questo video è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione, quindi passano Barcellona e Tottenham, l'Inter continuerà l'avventura europea in Europa League. Lasciate like al video, iscrivetevi al canale e seguitemi su Facebook e Instagram. Ciao a tutti ragazzi!